Allora, intanto a De Sanso porto i complimenti da studio per lo splendido campionato che sta facendo la Gelbison fino a questo punto della stagione. Analizziamo la partita. Per 80 minuti quasi avevate bloccato il Pescara, muro giallo al limite della perfezione, poi troppo bravo delle monache sullo stretto? Ma penso proprio di sì, anche perché ho rivisto il rigore. Secondo me l'arbitro era posizionato in maniera errata da vedere il fallo. Non lo voglio rivedere perché non è inutile dire c'era o non c'era, se non lo rivedi non lo giudichi. Però a parte il muro giallo io penso che li abbiamo impensieriti in qualche situazione, non è che abbiamo fatto veramente le classiche barricate, siamo andati a prenderli alti addirittura con i quinti sui terzini loro, gli avevo chiesto coraggio ai miei ragazzi. Ci sono riuscito e io sono molto orgoglioso dei miei ragazzi. Soprattutto perché si è presentato a Pescara, una partita difficile sulla carta, con delle assenze pesanti a centrocampo. Sì, sì, è vero, assenze pesanti, però che i miei ragazzi hanno dato dentro tutto. Oggi ha giocato Foresta che non c'era da due mesi, Giuliano la prima partita da due mesi, solo elogi nei loro confronti, nell'attenzione. E questo deve fare capire che la mia squadra può fare questa categoria. Se ha mentalità, voglia di correre, certo, è normale che non è che ogni domenica, se perdiamo sempre per rigori, abbiamo già perso due partite per due rigori e questo un po' mi dà fastidio. Però dai, ripeto, sono molto orgoglioso della mia squadra. Mi dice, e poi faccio fare una domanda da studio, se nell'equilibrio che c'è stato, nella difficoltà della Pescara nel trovare il gol del vantaggio, più dei meriti del Pescara o soprattutto meriti della Gelbison, secondo lei? No, questa è una nostra prerogativa. Adesso non so se non giudicherò mai la squadra avversaria, però la mia squadra è questa. Cerca di far creare meno agli avversari e ripartire e giocare in contropiede, vecchia soluzione che non è mai sbagliata, anche perché poi i punti cominciano a diventare pesanti e noi abbiamo questa identità. Studio, per una domanda al tecnico della Gelbison. Beh, la domanda faccio fare all'allenatore. Ma Fabio, no, Ferrazzi. Io al mister chiaramente posso soltanto fare i complimenti per essere venuto qua e essersi giocato la partita, come ha detto lui bene, non dico quasi sempre a viso aperto, però in alcuni frangenti ha provato anche a ripartire, quindi gli fa onore e con questo atteggiamento probabilmente riuscirà a portare a casa l'obiettivo prefissato che hanno loro nella stagione. Arrivano i complimenti da Fabio Ferraresi da studio, soprattutto perché con questo atteggiamento e con questo modo di giocare non credo non ci siano problemi ad arrivare all'obiettivo minimo stagionale della salvezza. Ma io questo non me lo creo proprio, perché il mio obiettivo è quotidiano, è giornaliero, giorno per giorno, cercare di recuperare i miei ragazzi, perché siamo pochi e quei pochi che siamo devono dare tutto. Ecco, io stiamo lavorando soprattutto su questo. Le chiedo in 20 secondi di riassumerci come ha preparato la partita sul Pescara, qual è stata la cosa che ha detto ai suoi ragazzi, al di là dell'aspetto mentale, perché abbiamo sentito la sua conferenza. Sì, no, l'aspetto mentale era fondamentale, anche perché ho detto ai miei ragazzi non dobbiamo essere la vittima sacrificale, perché sfido chiunque a dire Pescara Gelbison chi poteva vincere questa partita. Ho chiesto ai miei ragazzi il coraggio di andarsela a giocare, se perdevamo era tutto normale, però abbiamo fatto venire qualche brividino al Pescara e questo mi fa piacere. Anche più di qualche brivido. Complimenti mister, grazie. E in bocca al lupo per il proseguo della stagione.